mattina stiamo andando a Firenze. Non si sapeva cosa fare, non avevamo voglia di andare né a Pisa né a Lucca, perché ci siamo già stati l'altro giorno, né tantomeno a Livorno, perché tanto. E quindi abbiamo deciso di andare verso Firenze, faremo tipo un tour dei GameStop per questo tizio che non vi faccio vedere perché sennò si arrabbia. Quindi faremo tappa Empoli, quindi GameStop di Empoli, tappa poi un altro GameStop vicino a Firenze, tappa GameStop ai Cigli e poi si va a Firenze centro. Mi sembra c'era un altro di GameStop, insomma si fanno 4 GameStop e poi si va a Firenze centro e si passa la serata lì. Tra l'altro so che c'è anche Issima, 91, quindi se riuscite, ma la vedo dura, riuscite a vederla. E nulla, quindi siccome ho la batteria scarica perché mi sono dimenticata di metterla in carica, ci vediamo direttamente quando arriviamo a Firenze. Allora, siamo alla tappa 3 del GameStop, siamo al terzo GameStop. I primi due Chris non ha trovato niente, in sostanza sta cercando gli Skylander usati per il Trap Team. Però ancora non se ne trovano tanti perché non essendo uscito ancora il gioco successivo, le persone comunque non riportano indietro il vecchio, ecco. Quindi insomma siamo al terzo GameStop, sì. E questo abbiamo fatto un po' di fatica a trovarlo perché il GPS ci dava che era sulla strada, invece siamo dovuti entrare nella zona qua dei negozi. Abbiamo tutti e due il telefono scarico, quindi ho visto che qui vicino c'è un negozio di cinesi, cioè Tian Tian Mai dovrebbe essere, quindi penso ci fermiamo anche lì a vedere se si trova il cavetto quello da attaccare alla macchina e caricarlo, perché c'ho il... aspettate, il 15% di batteria. E lui c'ha tipo il 30% perché abbiamo usato Google Maps, quindi ci ha buttato giù un sacco la batteria. Io sono partita con il 38% perché non mi ero accorta che era scarica, se la mettevo in carica. Quindi insomma speriamo di trovare sto cavetto, perché sennò io fino a stasera non ci arrivo, anche perché devo vedere appunto dove era Issima. Quindi internet e la carica del telefono mi servono, ragazzi, mi servono. Più di ora aspetto Cristian perché abbiamo lasciato la macchina qui, insomma, non in un parcheggio, praticamente davanti al centro commerciale, insomma al Carrefour, non so cosa sia, e quindi aspetto lui. Eccolo, qualcosa ha trovato, meno male. Trovato qualcosa? Sì. Oh. Ah. Ah. Wow, ho fatto anche il 3x2. Guarda, andiamo al negozio di Shinao, amore. Guarda, andiamo un po'. Wow, ah. Wow, beh, sono contenti. Andiamo al negozio di cinesi, se no chiude. Ah, ce ne manca anche uno, di grandi specie. Cosa, non si può per amore? Cioè, una volta che decide di andare a Firenze, una volta, lo fa perché devi fare il tour dei GameStop. La togli, lo so che sta a parte. Cosa fai? C'è una bibita ai panini. Allora, stiamo venendo via, ora andiamo a cercare la macchina perché non ci ricordiamo neanche per male dove. Ora non voglio venire di, ma non si troverà la macchina. Ma come no? Sì, si trova, si trova. Era per il là. Eccola là, da sola. Ah, eccola, sì, trovata. Comunque abbiamo mangiato. Com'è che si chiamava il posto? Il lupo? Il lupo toscano. Sì, il lupo toscano, va il lupo. Tranqui, ecco. Una merda, no. Che altro perché da Old World West c'era una fila impressionante. Poi vabbè, si sa, lì si spende parecchio. Lì i panini venivano 4,90€, però non erano niente di così esorbitante. E poi in una sala taccoina ho preso la matita nera perché l'ho finita. Quindi ho preso quella. E poi ora vediamo cosa fare, ma penso che torneremo a casa e non andremo a Firenze centro. Ora vediamo un attimo, decidiamo. Allora, siamo in macchina. Alla fine abbiamo deciso di tornare a casa, anche perché a me è salito il mal di testa. Ho preso Loki infatti a cena perché non stavo tanto bene. E ora gli viene sete, santa madre. Toh. E quindi siamo già quasi a casa. Dovremmo essere a Pontedera. Nulla, anche perché ho visto che dai Cigli a Firenze non è così corta la strada. Sapevo che non era vicinissimo, però nemmeno che ci volesse mezz'ora ad arrivare. Poi il nostro Google Maps, non so, cioè a volte smatta.
ci ha fatto fare un giro pesco per arrivare alla Fibbilì, che è una cosa impressionante, cioè tipo 20 minuti per arrivare sulla Fibbilì. Vabbè, e quindi appunto ora siamo in superstrada, siamo già appunto quasi a casa, nulla. Oggi è stata un po' una giornata così, abbiamo girato un pochino. Tra l'altro a Empoli io non sono neanche scesa perché il GPS ci ha portato vicinissimi al GameStop, quindi vicinissimi al centro. Quindi abbiamo lasciato la macchina con le quattro frecce e sono rimasta in macchina, ho fatto presto. E uguale al negozio quello dove ha trovato, che avete visto prima, che lui ha trovato gli Skylander. Invece poi all'altro centro commerciale, che non mi ricordo come si chiama, mi sembra era Campi Bisenzio, lì e ai Gigli sono scesa anch'io, perché insomma i Gigli è bellissimo, naturalmente io c'ero già stata, beh, altre volte, è gigantesco, ci sono un sacco di negozi dentro, c'era anche Pittarello Rosso, Pittarosso, non so come è diventato. Sarebbe piaciuto andarci, però poi era tardi, stavano chiudendo, anche perché vicino Pisa c'è solo l'Idrica Maiore, per quanto può essere vicino l'Idrica Maiore a Pisa, e non ci sono mai stata, però dici che è carino, come c'ha delle scarpe carine. E nulla, io spero che il video vi sia piaciuto, mettete un mi piace se vi è piaciuto il video o lasciatemi un commentino, che è sempre gradito. Io vi mando la buonanotte, vi do un bacione, un grandissimo saluto e ci vediamo nel prossimo video. Madonna quanto andava lui là. Ciao.